Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro AndreLink91 in questo nuovo episodio di Nazuma Eleven Ghost Strikers 2013. A quanto pare io potrei già andare nel percorso nuovo senza battere la Dark Angel o Darkstar che dir si voglia, però per un senso di completezza, dato che non è a un livello eccessivo, giochiamocela oggi. Così ci togliamo questo pensiero e possiamo andare tranquillamente dopo avanti nel nuovo percorso. Il team oramai lo conoscete. Contro Dark Angel. Qui chi sarebbe interessante reclutare? Forse un difensore. Uno dei difensori potrebbe essere forte. Però chi tolgo? Gabi. Ah, è furbo questo, eh? Perché è così forte la mandata? Dai, ci siamo quasi, Paolo, caricati, 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 caricati. Bene, se lui non è carico possiamo fare gol. Perfetto, perfetto, vai, vai, vai. G-Endo. E vai 1-0 già. Beccatevi questa. Angioletti demoniaci. I demoni praticamente. Vabbè. Hopla. Sì, potevo andare con lo spirito guerriero. In effetti sì, potevo. Potevo fare l'armatura. Sicuramente più efficace di un Devil Burst. Wow. Toccherebbe a Riccardo ora, no? No, non tocca a Riccardo. Oh, grande Galliano. Vento Galliano. Yeah. Sembra un po' alla maschera di Majora. Ma giusto un po', eh. Oddio, Gael, come corre. Vai, vai, vai. No, ero lì pronto con lo spirito. Vai all'inferno, vacci pure tu. Ah, ma mi ero messo in mezzo. Mi ero messo in mezzo. Sì, uccisa più o meno. Vai, chi c'è? No, 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 lui no, lui no. Non mi piace lui. Ah, lui fa no angel, perché? Beh, certo. Ah, sì, perché lui è degli angeli, quindi no, vabbè, destra pure tu. È sinistra, no? È gravitation, va bene, va bene. Perfetto, perfetto. Oppala. Riccardo, è tuo turno, Riccardo. Bene. Uppla. E ora, rifatti, Riccardo, che prima non hai segnato. Fai un bel gol. Sto sciamestro, dai. Dai, potenza massima, mamma mia. Ti carico tutto, ti carico tutta la potenza che puoi. Distruggiti la gamba per tirare. Non mi frega niente, però fai gol. Dai. A 0. Penso che vada bene, no? Vi piace la bella minestrina? È un po' fredda? Beh, deve essere fredda. No, non deve essere fredda. In parte che a me la minestra non piace, ma deve essere comunque sia calda, perché a mangiare freddo non piace a nessuno. A meno che non è una macedonia che va fredda. Oh, guardalo! Hai visto che cosa ti combina, Fidio Aldena? Paolo Bianchi è un surrogato del suo nome. Lui si chiama Fideo Aldena. E dato che stiamo giocando la versione giapponese, deve chiamarsi Fideo Aldena. È chiaro? Ok, guidato dal paradiso. Quindi suppongo che possa farci. Vai così!
Mamma mia, è piccolino! Quanto è forte! Preciso, preciso! Eccolo! Il potere italiano! La spada di Odino! Non so che c'entra Odino con gli italiani, però si chiama Odin Sword, che vuol dire spada di Odino. Odino è il dio nordico. Paolo Bianchi sarà nord del nord? Non è romano. Fidio Aldena non è un nome del nord, comunque. Siamo sul centro Italia. Che poi non è tanto, tanto comune sentire Aldena. Però c'è. C'è chi si chiama Aldena, eh. Porca zozza! Mannaggia! Ehi! Attenzione, abbiamo un altro italiano in squadra, eh! E anche lui fa la sua parte. Bello. Stavamo facendo una cosa! Mi fate. Allora, ti crepi? Corri. Vabbè. Non ho tirato. Ho premuto A. Sì, uccido le persone a caso quando non controllo gli altri, però quello fa parte del piano. Stanno in burning, è perfetto. È perfetto che stanno in burning. Così gli faccio scadere il burning, no? No, niente tiro a catena. Ah, potrebbe essere che il tiro a catena, quando è un tiro eseguito da due persone, vale di meno e quindi se lo fai a catena è più forte. No. È bello che il portiere riesca a parare questi tiri normali. Ottimo. Ora, noi abbiamo la barra del burning alta al massimo. Possiamo divertirci quanto ci pare ora. E rieccoci col secondo tempo con Riccardo. Yeah, baby. Show me the money. E me l'ha mostrato i soldi, sì. Accidenti. Ma di prepotenza ora proprio, ti faccio gol. Di prepotenza massima. Ci vogliono 10 di end per pararlo. Urli a caso lì. Riccardo, sei ancora carico, ti ricordo. Ho sprecato il burning, è vero. Arca miseria, ancora questo. Heaven Drive, praticamente mandato dal paradiso. Non consumo nulla però stavolta, è buono. Ma paro? Mi copro gli occhi. Però guardo comunque. Ma vabbè, allora sei troppo forte, Pirudi. Dio, stavo per andare in porta. Stavo per tirare nella mia porta. Vediamo un po'. Freya! Davvero? Fa vedere? Che bello. Sono un bimbo felice. Per favore, ma fa... Aia. Dark Matta? Aia, questo è forte. Ed è vicina. Dai, più forte di così non posso premere. Più veloce.
Ho sentito il dolore? Maledetti cani. Potere italiano! Vai! Odin! Sono! Dai, non ce la fai, non ce la fai. Woo! 7-0. Io che pensavo che sarebbe stata chissà quanto difficile. Allora avete un portiere scarso voi. Il problema è che siete, avete il portiere scarso. Non mi fare scherzi, eh. No, per qualcosa. No, ragazzi, no. No. Aridaglie. Non mi funziona un'altra volta. In Nunchuck, che bello. Porca miseria. Io non capisco perché ci stanno questi problemi. Non riesco a farmi una ragione, a capire perché. Stamattina ho giocato per un'oretta e mezza, più o meno, e non ho mai avuto problemi. Mo' pure ho registrato 2 video. Questo è il secondo che registro. Oggi. Ecco, e questo non va bene affatto. Quindi, più o meno è quasi 2 ore? No, è 2 ore e 10. Quindi, probabilmente ha fatto circa la pennetta Bluetooth. Eppure, non è che ho preso una... La prima che ho trovato, ho preso una, insomma, che ha un certo nome. Insomma, vorrei anche la qualità, vorrei. Dato che l'ho pagata abbastanza. Certo, non più di 10 euro, però ha un nome particolare. E costano proprio poco le pennette, quindi... Cazzozza questo. Devilbur. Quanto importa non fare mai gol. Ora loro potrebbero riattivare furore? Sì, i diavoli arriveranno. Sì, arriveranno presto, aspettati. Quello... L'angelo ce l'ha con i diavoli, non si sa perché. Beh, prima ha fatto gol, quindi in teoria... Se tanto mi da tanto... Il potere degli italiani è imbattibile. Questo è il nostro modo di giocare a calcio, sì. Proprio vero. È proprio vero, Fideo. E allora dammi sta palla, no? Vedi che... Non correre! Ecco. Vai! Con lo spirito quasi da tutte quante le angolazioni, puoi tirare quasi da tutte le distanze, quindi... Potenza, tanto non è finita, potenziamola al massimo, ma sì, che ci frega! Che ci importa! Para questo! Schifoso! Con sei corna da capra! Che fai, sacrifici a Satana coi capretti? Coi caprioli? No. Cavolo, però è forte Paolo, eh? Era abbastanza distante, ma ha tirato una sventola. Aia. Se ne è accorto un po' tardi, però. Però se ne è accorto. Oh, è finito. Dicevo. Tomero. No, vabbè, è divertente la cosa. Stavo un attimo valutando se tirare, se caricare il tiro oppure semplicemente tirare. Ed è stato molto divertente.
Semplicemente tirare, intendo. Bene, bene, bene. 9 a 0. Potevamo fare il decimo se avessi caricato il tiro, ma no. E ora posso reclutare gli angioletti. Attenzione, si apre un ultimo punto. Ah, ma non l'ho visto. Cioè, allora, quel punto io non potevo vederlo. Ecco, i più forti sono i piccoli giganti, allora. Hai visto? C'era una squadra più forte. Mi sembrava strano, infatti. Hai visto, però? Quel punto lì è bloccato. Quindi se non batti i piccoli giganti non posso neanche vedere quel punto. Bene, Cuggi, per questo video è tutto. Domani cominciamo le avventure finalmente inedite, che non abbiamo ancora visto dagli altri Strikers. Oh, ci sarà da divertirsi davvero tanto. E vi ricordo che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.